Con gli occhi ancora annebbiati dall'acqua, Luna cercava di scorgere la sua immagine riflessa nello specchio. Appoggiò le mani al lavandino e si avvicinò con il viso al vetro. Le goccioline d'acqua le scendevano lentamente dalla fronte, ma per fortuna il suo colorito era tornato quasi normale. Il cuore ancora le batteva forte nel petto. Il rosso imbarazzante che le accendeva il viso era quasi svanito. Si sentiva ormai pronta per uscire dal bagno. Luna aveva 16 anni e mai prima di allora aveva avvertito tutte quelle emozioni in un solo momento. Era la seconda volta che incontrava lui, il ragazzo in grado di suscitare tutto quel disagio. Ormai era chiaro, qualcosa in lei stava cambiando, cominciava a crescere. Trovarselo così vicino, quasi da poterlo toccare, non era quello che si aspettava in quel momento. Tutto cominciò all'inizio del mese di maggio. Anche se la stagione ispirava allegria, il luogo in cui si trovava Luna era tutt'altro che allegro, almeno in apparenza. Fu proprio lì, nel reparto di emodialisi dell'ospedale, che incontrò per la prima volta quel ragazzo. Sua madre, da pochissimo tempo, si sottoponeva alla dialisi. Era costretta a vivere a stretto contatto con quella macchina 2 volte a settimana per circa 4 ore. Era un mondo completamente nuovo, tutto da scoprire. Bisognava rassegnarsi. La vita era un po' cambiata. Occorreva tirare fuori il coraggio e rimboccarsi le maniche per affrontare un nuovo ambiente, con gente sconosciuta e abituarsi alla dialisi stessa. Non avrebbe dovuto farlo solo la mamma Sandra, ma anche Luna, che l'avrebbe accompagnata in città ogni giorno di terapia. Quando Luna vide lo sconosciuto la prima volta, fu solo di sfuggita, ma quell'istante le lasciò un segno indelebile. Era di spalle, si chiamava Alex. Indossava una t-shirt sportiva di grande effetto, sul suo corpo scolpito dalla muscolatura e pantaloni neri stretti in vita, che davano risalto a un fondo schiena niente male. Il colore della pelle era scuro, una abbronzatura naturale, quasi esotica. Luna avrebbe avuto il desiderio di allungare le mani e affondarle in quei capelli neri come il carbone, leggermente lunghi, che si adagiavano morbidi sulle spalle. Era rimasta folgorata, frastornata e in preda a una tempesta di sensazioni nuove. Questo è l'incipit di una storia molto delicata, ma allo stesso tempo forte. È l'incipit di Il soffio dell'anima, questa copertina che io adoro, perché ti lascia spazio al tutto. È un libro di Valentina Lippi Bruni, la casa editrice è Riccardo Morandotti Editore, e quando io lo comprai parecchi anni or sono, costava 13 euro. Non so cosa troverò su Amazon, spero che ci sia ancora, perché è una storia davvero dai tratti delicati, ma allo stesso tempo forte, ricca di sofferenza, ma anche di grandi cambiamenti e di coraggio. È un miscuglio che ti cattura e ti porta con sé attraverso questo racconto così naturale. E io oggi voglio consigliarti proprio questa lettura, Il soffio dell'anima. Ti lascio tutti i link qui sotto, mi raccomando, buona lettura e un bacione, al prossimo video.